Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono a Gesù alcuni a riferirgli circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito quella sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali è caduta la torre di Siloe e li uccise. Credete voi che fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo, morirete. Disse anche questa parabola. Un tale aveva un figo piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo figo e non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno e vi metta il concime, e vedremo se porterà frutto per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Parola del Signore. Questa parola è meravigliosa, a me mi ha aiutato molto, perché in realtà perché parla di concime. Concime sappiamo che cos'è, no? La cacca. Allora dice: zappi, no? Scavi attorno e metta il concime. Dicevo questo perché io penso che è un pochino quello che noi stiamo vivendo, che si vive molto spesso, che si vive nella nostra vita, quello che per salvare un albero, perché l'albero non muoia. E la vigna è Israele, no? La vigna è la Chiesa, e l'albero di fico, che ha questi frutti dolcissimi, buonissimi, non tanto qui, ma in Europa sì, in Israele dolcissimi, è bellissimo, no? Che esce la goccia, è proprio una cosa splendida, è la Torah, è la scrittura. Allora, la scrittura seminata, predicata nella vigna, nella comunità cristiana, dà dei frutti meravigliosi. Tu sei nato, io sono nato per dare dei frutti, siamo nati per dare frutti dolci. Dice poi in un altro Vangelo, anche fuori stagione, cioè i frutti della vita soprannaturale. Che frutti dai? Abbiamo letto in questi giorni la lettera ai Romani, no? Cosa avete fatto voi? Che frutti avete dato? Nella messa, la prima lettura, sempre la lettera ai Romani, dice che chi non è di Cristo dà frutti per la morte. Quante volte è venuto Gesù Cristo alla mia vita, alla tua vita, a cercare frutti? 3 anni. 3 anni è il ministero di Gesù, no? 3 anni. È una vita. Forse sono 20 anni che viene, o 18, o 50, che viene alla nostra vita a cercare frutti e non li trova. Allora questo mi viene, fa venire in mente la domanda che fa Gesù quando dice, sai, Pilato, questa è storia, è una cosa storica, Pilato, il governatore romano, siccome c'erano degli zeloti, cioè di questi del partito politico rivoluzionario di Israele, che la polizia di Pilato aveva preso, e per dare un messaggio, una lezione a tutti, l'aveva presi, l'aveva uccisi, e il loro sangue l'aveva uccisi nel Tempio, quindi già per un ebreo quello era come averlo ammazzato. Non solo, il sangue che gli colava a questi che aveva ammazzato, ecco, a quel tempo si ammazzava così, no? L'aveva mischiato col sangue dei buoi, degli agnelli che si sacrificavano nel Tempio. È una cosa più brutta. Allora dice, questi pensi che sono più peccatori? Cioè questa domanda è la stessa
Sì, è una domanda, scusate, è una domanda molto importante, perché? Perché tu e io cosa faremmo con me, con te? Tu che faresti con te? Cioè tu che fai con un amico? Con la tua ragazza, col tuo ragazzo, o con i tuoi figli, o con tuo marito, con tua moglie, che vai lì a chiedere i frutti e non te li dà. Una volta, due, tre, quattro, cinque, che facciamo noi? Allora io vorrei dire, che faresti tu? Che farei io con un figo così? Gli ho predicato la parola, ho fatto di tutto, miracoli. E questo? No, io ho fatto tanto per mia moglie, tanto per mio marito, per mio figlio, per mia fidanzata, il mio fidanzato. E quando c'ho bisogno di un frutto dolce, cioè che dia un po' di dolcezza alla mia vita, questo mi tradisce. Io che faccio con questi? Li taglio. Taglialo. Ah, via. Questa non è per me. Giusto? Divorzio express. In Italia, in Spagna. In poco tempo, in pochi giorni si può divorziare. Adesso dà fastidio. Che avresti fatto tu con uno come te? Tu sei Dio e incontri uno come te. Normalmente noi siamo i più grandi moralisti e i giovani non ne parliamo, o bianco, nero, via, che è vero, quello dice la legge. E invece c'è qualcuno che è il coso, che è il, come si chiama questo, vignaiolo, che è immagine della Chiesa, degli apostoli, dei catechisti, dei preti, dice no, aspetta un attimo, questo è un Vangelo che si leggeva nella Chiesa primitiva durante il catecumenato, no? Durante un tempo, dopo tanto tempo che io ho fatto tante cose, vengo a vedere i frutti, vediamo, tu eri un pagano? Sì. Sei entrato nella vigna di Israele? Sì. Nella Chiesa? Sì. Stai camminando nell'iniziazione cristiana? Sì. Allora vediamo un po'. Come va? Allora, ami il nemico? La castità come va? Non ne parliamo. L'obbedienza? Non ne parliamo. L'amore? L'amore al nemico? Quello proprio. Rispetti la tua fidanzata? Pensi che sia il tempio di Gesù Cristo? Oppure, ma lei è consenziente, quindi ci posso giocare un po'. E poi amore. Sì. E poi tutto il resto, i soldi? Va bene, stiamo tutti male. Allora dice, tu pensi che quelli sono peggio di te? Tu pensi che a quello che è morto, amico tuo, è peggio di te? No, io non penso che l'altro è peggio, no? Siamo tutti nella Chiesa, siamo molto bravi a rispondere. E allora come mai quando qualcuno fa così, ti tocca? Quando ti arriva un fallimento, una malattia di incavoli e pensi che è un'ingiustizia, se dici che non sei meglio di loro, se io sono un peccatore, quello che è giusto per un peccatore è quello che io faccio con un peccatore, lo taglio, io lo ammazzo. Una persona che a me mi ha fatto del male, io la cancello, cioè metto un muro, non esisti più. Quindi se io sono peccatore, Dio dovrebbe fare così con me. Dico questo perché la vita è molto seria. Allora, questa domanda c'è la risposta. Dio non ti ha tagliato. E sai qual è il segno che Dio non ti ha tagliato? Come io e te tagliamo tutti. Il concime, quello che puzza, hanno scavato, e scavare significa che è come ti fanno una fossa, no? Che intorno, hai visto come un giardiniere si mette, no? Si scava intorno a un uivo, intorno a un fico, si scava, no? Perché per difenderla,
però quello significa che io non posso uscire, che mi hanno, dice, hanno scavato intorno a me una fossa. Hanno come nei castelli, no, medievali, c'era la fossa per non poter entrare e per non poter uscire. Allora mi limito, sì. E Dio che quasi mi perseguita, sì. Allora il segno che io non sono tagliato è proprio quello che io invece penso che mi fa male. Cioè la merda, cioè lo schifo, l'altro che ti tratta male, l'altro che non ti sopporta, quell'altro che ti insulta e dover obbedire, la malattia, il lavoro, il fallimento, tutto quello, dice, perché? Perché? Perché serve il concime? Perché io e te possiamo scoprire una volta per tutte, di essere, diciamo una parola elegante, concime. Dice, questa parola dice una sola cosa, che sarebbe da scriverla qua. Quello che sarebbe da tatuarlo, qua, 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 tutte le parti. Che cosa? O conversione o morte. I soldati una volta dicevano, no? O libertà o morte, o rivoluzione o morte, no? Tutto così. I giapponesi in un'altra forma, i kamikaze, no? Dicevano, o le bombe o muoio io con loro. E si buttavano, no? Come bombe umane. Per noi è diverso. O mi converto o muoio. O mi converto oggi o muoio. Qualsiasi persona, madre, padre, prete, fratello, fidanzato, marito, moglie, quello che ti sia, che ti dice, tranquillo, non succede niente, ti sta uccidendo. Chi ti dice convertiti? Chi ti butta concime? Chi ti taglia intorno, chi ti scava intorno ti vuole bene. Certo, ci fa male, no? Perché l'uomo della carne, l'uomo che non lo sopporta, vuole un'altra cosa, vuole morire, è incredibile, vuole morire. Prima che stavo vedendo questa parola, c'è dietro questa parola c'è Giovanni Battista, conoscete, no? La predicazione di Giovanni Battista, dice la stessa cosa, dice, voce di uno che grida nel deserto. E cosa dice Giovanni Battista nel deserto dove battezzava? Diceva questo. Razza di vipere. Razza, la parola vera, razza, beh, razza comunque, dice progenie, figli delle vipere. Sappiamo che vuol dire figli delle vipere, no? Figli del serpente, figli del demonio. E dice, è una cosa bellissima, interessantissima. Chi vi ha insegnato, chi vi ha istruito, e la parola greca è interessantissima, andate a vedere che dice, chi vi ha, è come se fosse, dice, chi vi ha messo davanti gli occhi un teatro. Questa è la parola che usa il Vangelo, bellissimo. Certo non si può tradurre così, perché, però, chi vi ha messo davanti un film, una pellicola là, perché? Perché tu sfugga, dice, per fuggire all'ira di Dio. E l'ira, nella scrittura, l'ira, la ira, in giapponese è tradotto molto bene, che è Ichidori, l'ira è la stessa parola in ebraico, è bellissimo, ira, zelo e gelosia, è la stessa parola. Allora l'ira di Dio non è per farti del male, ma l'ira di Dio è che è geloso di te, perché sa che tu vali tanto, tu sei per dare frutti dolci, non per dare frutti amari, che sul momento sembrano dolcissimi e poi dopo lasciano quel retrogusto terribile della solitudine. Tu non sei. Allora Dio è geloso. Allora chi è che ti insegna? Chi è che ti istruisce? Chi è che ti mette davanti i film? YouPorn? O chi è che ti mette, cioè, questa roba qui? Ma non solo quello. Chi è che ti mette i sofismi in testa, i ragionamenti? Chi è che ti fa vedere la tua vita come un film, come un teatro? Dove alla fine tu dici, faccio come mi pare, niente de letame, cioè niente de concime, niente delle fosse, io vado il conto mio. Chi è che ti insegna quello? Guarda, guarda, che dice la scure, quella che taglia gli alberi, già sta sull'albero, eh? E lui lo sa, già sta qua, dice, io come prete ho l'obbligo, il dovere di dirlo, perché a me me lo dicono.
perché a me la parola me lo dice. Oggi io posso morire. E se morissi? Chi di noi si è svegliato oggi pensando, oggi potrei morire? Nessuno, no? Però dice Giovanni Battista, la scure già sta qui sull'albero. Convertiti e vivrai. Non ti converti. Pure se non muori, sei già morto. Pure se non muori fisicamente oggi, sei già sotto questa torre. Già sei un morto. Sento l'odore. Nelle tue opere non ci sono frutti cattivi, marci. Ma se ti converti, allora la conversione è una porta. Tu puoi passare dalla morte alla vita. Puoi salvarti. Conversione vuol dire ritorno. Teshuva, no? Ritorno. Tornare dove? A casa tua. Allora accetta. Che vuol dire convertirmi? Per me oggi, che vuol dire? Accettare l'amore di Dio. Accogliere l'amore di Dio. Che vuol dire? Accettare il concime. Accettare che Dio scavi intorno a me. Che tagli, che tolga. Io non posso fare niente. A me mi hanno insegnato male, do frutti cattivi, ma con lui posso dare dei frutti stupendi. L'abbiamo letto, no? L'altro giorno. Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la misericordia. Come prima, davi, mettevi le tue membra, la tua testa, cioè mettiamo noi stessi al servizio dell'ingiustizia e quello che era il frutto era la morte, così possiamo mettere la nostra vita a servizio della verità, della giustizia, cioè dell'amore, per dare frutti stupendi. Tu pensi che la felicità qual è? Una. Che una persona viene vicino a te e incontra in te l'amore, il sacrificio, il dono. La felicità vera è quando io mi lascio rubare tempo, spazio, la casa, i progetti, gli schemi. Quella è la felicità, quella è la libertà vera, che non difendo niente. Quello è il frutto dolce e che addolcisce gli altri. Difendo, io come Dio muoio, sono già morto. E muoiono con me quelli che stanno a fianco a me. Questo non è per i preti, non è per le suore, non è per me, è per un cristiano. Allora coraggio, fratelli, perché il Signore vuole fare questo con noi. Lo vuole fare, veramente. Convertiamoci. Accettiamo che scavi. Accettiamo che metta letame. Ogni giorno, quando ci alziamo, Signore, che io possa accettare la cacca che mi verrà addosso oggi, uno che mi calunnia, uno che dice male di me, una cosa che mi vengono a dire che io non voglio fare, che io possa accettare quello, Signore, per salvare la mia vita, per dare frutti buoni. Se la natura, creata da Dio, ha bisogno del letame per dare... Noi mangiamo i fichi, no? Noi mangiamo le cose buone. Io ieri stavo vedendo... Facendo una passeggiata ho pensato, qui ci stanno questi canali, no? Dove ci sta l'acqua, non è proprio le fogne, però è quest'acqua qui, per esempio del lavandino, non è proprio la fogna, però non è acqua pulita, cioè tu non la puoi bere, no? Però il contadino ieri, per questo sono queste fogne così, queste acque, prendeva con una pompa, prendeva l'acqua e la metteva nel campo dove c'è la verdura. Per cui uno mangia le cose dolcissime che nascono da quello. Dice una canzone di André, dall'etame nascono i fiori. E lui non è cristiano, non era cristiano. Però è vero, dall'etame nascono i fiori, dall'etame nasce la cosa più buona. A noi arriva soltanto quello. Allora, tu vuoi sposarti, accetta ogni giorno, vuoi dare un frutto dolce, cioè che puoi veramente amare a tua moglie, allora accetta che ogni giorno ci sia letame. Io voglio essere un prete, devo accettare che le persone mi umilino,
perché devo accettare quello, se no non posso dare a voi, a nessuno, una parola. Vuoi essere cristiana? Allora accetta questo tempo dove tutto è tagliato, tutto è scavato, e darai dei frutti meravigliosi che tu neanche puoi immaginare. Ci possono essere i frutti drogati, no? Quelli finti, ma quelli costruiti in laboratorio non servono a niente, anzi, fanno anche male, no? Coraggio.